Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video haul del mese di giugno. Vi avevo già fatto vedere appunto questo smalto qua della OPI, che tra l'altro è quello che sto indossando sulle unghie in questo momento. Come vedete è un bel rosso sangue molto intenso, molto lucido, che in questo caso ho applicato in due strati, ma già uno sarebbe bastato. È il primo smalto OPI che acquisto e sono molto soddisfatta. Questo colore si chiama Got the Blues for Red. L'ho acquistato da Sephora e Arriccione, l'ho pagato 13,90 euro. All'interno troviamo 15 ml di smalto, che durano 24 mesi dall'apertura. Qui da qualche parte si legge. È uno smalto americano molto valido, la sua durata è paragonabile a quella dello smalto Essie, per cui sono smalti che durano anche 4-5 giorni. Valgono assolutamente quello che costano e quindi sono molto soddisfatta di questo primo acquisto che vi faccio vedere. Sempre in tema di smalti, questo mese ne ho acquistati poi altri due, che sono questi qua della Shaka che vi mostro. Come vedete, questo rosa e questo marrone li ho acquistati all'OVS pagandoli 1,99 euro l'uno. Vi faccio vedere innanzitutto quello rosa, che è il numero 05 e si chiama Barbie. Ed è appunto un rosa Barbie, per cui un rosa freddo, pastello, veramente molto bello sulle unghie. Ve lo mostrerò magari prossimamente in qualche altro video. L'ho messo proprio fino all'altro ieri, mi è durato 2 giorni. Mi piace tantissimo, io adoro lo smalto rosa. Questo è proprio veramente un rosa Barbie, per cui insomma anche di questo acquisto sono molto soddisfatta. L'altro che, a dirvi la verità, devo ancora provare, devo ancora utilizzare, cioè l'ho provato solo su un'unghia appena acquistato, è questo qua, è il numero 09 09, vedete, brown, per cui marrone, scusate che li giro sempre al contrario, ed è appunto questo color fango, apparentemente color fango si chiama così, che poi in realtà una volta applicato sulle unghie è un po' più scuro, per cui insomma devo dire che io me lo aspettavo proprio chiaro così, invece dandone due strati praticamente un pochino più scuro, però non importa perché comunque lo smalto marrone è un classico e anche questo mi piace molto. Poi ho fatto alcuni acquisti della Essence, ho acquistato proprio ieri tra l'altro la base per ombretto, la I Love Stage Eyeshadow Base. Ne ho sentito parlare tantissimo qua su YouTube, siccome sto finendo quella della Kiko, vorrei provare un altro prodotto, nonostante mi fosse trovata molto bene con quella lì appunto della Kiko, voglio provare altri prodotti e quindi ho deciso di provare questa. Si applica con questo pennellino come i gloss e devo ancora utilizzarla, però insomma già così a prima vista mi ispira abbastanza, e se voi l'avete già utilizzata e sapete già di cosa si tratta, fatemelo sapere nei commenti, per cui vedremo come andrà. Poi, sempre dalla Essence, ho acquistato alcuni ombretti. Allora, innanzitutto questo qui, il numero 02 Irresistible Purple, che è un ombretto 3D viola che vi avevo mostrato in un video tutorial, del quale magari vi lascio il link qua da qualche parte. È bellissimo veramente, è un duo praticamente. Abbiamo il viola che è molto glitterato, vedete, bellissimo. Mentre il colore più chiaro, quello azzurro, non è tanto glitterato ma è abbastanza coprente. È un ombretto molto bello, anche utilizzandolo si lavora molto bene, si sfuma molto bene, per cui mi piace molto. E se vi interessa andate a vedere il tutorial dove appunto lo utilizzo. Poi, sempre di questa linea 3D, probabilmente una delle ultime colorazioni, ho acquistato anche questo qua, che è il numero 07 Irresistible Smokey Eye. Ed è un duo composto da un nero glitterato, vedete, che tra l'altro devo ancora utilizzare, non l'ho mai utilizzato, e da un grigio meno glitterato, ma comunque insomma sembra abbastanza intenso come colore, per cui vedete che è un duo che si presta molto bene, come dice il nome stesso, agli smokey eyes, e magari vi farò un tutorial utilizzandolo. Questi ombretti non mi ricordo quanto l'ho pagati, ma se non sbaglio
Non mi ricordo se 2,99 o 1,99, perché comunque sì, io conservo tutti gli scontrini, poi non mi preparo mai per fare il video, quindi vabbè. Comunque la Essence non costa molto. Poi, sempre dalla Essence, ho acquistato altri due ombretti della linea così eyeshadow, che sono questi due qua. Allora, partiamo da quello più chiaro, è il numero 35 Party All Night. Party All Night Metallic Effect, per cui un ombretto metallizzato, molto bello perché è un color oro. Tra l'altro, questi due ombretti sono quelli che sto indossando. E allora iniziamo quindi da questo ombretto qua, il numero 35, come ho detto, che è questo oro piuttosto smorzato, metallizzato, molto bello. Ve lo faccio vedere di qua perché non ho più spazio. Molto bello, rende molto bene. E poi, appunto, come ho detto, sempre della stessa serie, il numero 06. Il nome è stato cancellato dalla commessa togliendo l'antitaccheggio. Comunque sia, mi sembra che si chiamasse Metropolitan Sparkling, qualcosa del genere. Ed è un bel marrone caldo, glitterato, veramente molto bello. È quello che sto indossando nella piega dell'occhio. E ve lo swatch al volo. Questo è veramente molto pigmentato e bellissimo questo colore. Vedete, pigmentato, glitterato, molto bello. Anche lo Smokey Eyes deve venire un incanto con questo ombretto. E anche questi di nuovo o 1,99 o 2,99, non ricordo di preciso, ma una di quelle cifre lì. Poi, sempre nel mese di giugno, ho acquistato anche questo pigmento della Essence, sempre Essence Pigments, e questo qua è il numero 01 Studio 54, spero che si veda, ed è praticamente un pigmento dorato, molto bello. I pigmenti della Essence mi piacciono tantissimo, ne acquisterò sicuramente degli altri in altre colorazioni, perché sono essenzialmente dei glitter. Adesso ve li mostro nel tappino. Anche questo ve l'ho mostrato in un video tutorial, non mi ricordo se l'uno o il due, comunque sia, lo utilizzavo appunto nel video tutorial, mi sembra quello sui glitter. Come vedete sono proprio glitter, più che pigmenti si tratta di glitter. Scusate che non riesco a mostrarvelo, ma vedete, insomma, così si intravede, sono glitter anche piuttosto grandi e che si possono applicare sia appunto sugli occhi, ma non solo, in quanto si possono utilizzare su tutto il viso, sulle labbra, magari con un gloss trasparente, addirittura negli smalti, mi sembra di aver sentito dire. E la cosa bella è che in particolare sugli occhi non danno assolutamente fastidio. Io l'ho applicati già parecchie volte e devo dire che sono molto soddisfatta del risultato. Si applicano anche direttamente e durano abbastanza, per cui è un prodotto fantastico. Anche questo di nuovo sotto i 3 euro sicuramente come costo, perché comunque la Essence è una linea low cost. Sempre dalla Essence, così terminiamo con la Essence. E questo mese ho acquistato le ciglia finte. Adesso vi spiegherò il perché di tutti questi pezzi che si vedono. Le Fancy Lashes, per cui quelle caratteristiche abbastanza molto glamour, molto teatrali, nella confezione col viso della ragazza, con i due blocchi che mettono subito in mostra le ciglia. All'interno troviamo appunto il paio di ciglia finte, come dicevo, molto teatrali, e la colla. Allora, io le ciglia finte sono sempre state un pochino un tabù per me, in quanto mi piace molto vederle indossate, l'effetto che danno. Io cerco sempre l'effetto ciglia finte, però sinceramente ho sempre avuto paura a utilizzarle, perché mi spaventava un po' l'idea di appiccicare qualcosa sull'occhio. Mi sbagliavo, in quanto, io devo dirlo, è semplicissimo utilizzarle, sia utilizzarle che toglierle. E una volta che le applichi, dopo un pochino di fastidio iniziale, perché comunque un pochino pesano, soprattutto questo tipo così che è molto ampio, e poi ti abitui e le porti con disinvoltura tutta la sera. Io le ho provate sabato sera, mi sono trovata molto bene. Come dicono nelle istruzioni, bisogna praticamente appoggiarle senza colla, per misurarne la lunghezza. Io, vedete, ho tagliato questi due ciuffetti praticamente da ciascuna ciglia finta, per cui ho adeguato la lunghezza in maniera perfetta. Anche perché l'importante è che il ventaglio, chiamiamolo così, sia soprattutto all'esterno, perché poi all'interno si nota meno, con l'incurvatura è più difficile. Io ve lo dico veramente da profana, come persona normale che l'ha utilizzata per la prima volta, quindi magari dico delle stupidaggini, ma è la mia esperienza. E dopodiché si applica un velo di colla sulla rima, che vi mostro subito.
Si aspetta qualche secondo che la colla, diciamo così, agisca, si indurisca leggermente, dopodiché si applica la colla qua. Si attende 10 secondi, poi si applicano aggiustandole bene e il gioco è fatto. Se riesco vi posto anche una foto a fine del video. Comunque sia chi mi segue anche su Instagram, ne ho pubblicata una proprio sabato sera. E quindi sono molto soddisfatta di questo acquisto. Devo dire che sono contenta di averci provato. Queste ciglia le ho pagate 2,99 euro, è una cifra irrisoria perché la qualità è comunque ottima. Io pensavo di no vedendole sull'espositore, ma sono anche molto morbide, sicuramente danno un effetto ciglia finte, cioè che si vede che sono finte, però veramente sono molto morbide, vedete? A me piacciono tantissimo. Certamente non è che si portano tutti i giorni, ma quella volta in cui voglio essere un po' più glamour, mi piace farlo. E dovessi anche poi, magari in futuro, acquistarne di marchi più costosi, come ad esempio quelle della MAC, so già che comunque sono in grado di utilizzarle. Ecco. Per cui ciglia finte promosse. Poi, sempre in tema di ciglia, vi voglio far vedere l'altro acquisto che ho fatto, di nuovo per la prima volta, tra l'altro nella mia vita, ed è il piegaciglia. L'ho utilizzato proprio questa mattina per la prima volta, mi sono trovata molto bene. Anche qui avevo paura, ma in realtà è molto semplice. Io mi sono trovata bene utilizzandolo prima di applicare il mascara, per cui ho piegato le ciglia nude, diciamo così, per 10-20 secondi e l'applicazione del mascara devo dire che è stata migliore, per cui insomma le ho viste molto più separate. Le ciglia mi ha reso di più, ecco, la resa è stata migliore. Ho acquistato questo qua della Marion Nude, che è una catena di profumerie che a me piace molto, non tanto perché mi convenga, per qualche altro motivo, ma perché è molto comoda, ce l'ho proprio a due passi da casa e l'ho pagato 7,50 euro. Esisteva anche nero satinato, costava un euro in più, ma sinceramente io volevo provare, quindi boh. So che lo vendono anche dalla Kiko, insomma ovviamente ce ne sono dappertutto. Poi l'altro acquisto che vi voglio mostrare, e abbiamo quasi finito, è questo eyeliner che avevo acquistato insieme alle ciglia finte della L'Oréal Paris, il Super Liner Black Buster. È un eyeliner in pennarello, penna, chiamatelo come volete, nero ovviamente, vedete, ha una punta abbastanza grossa, però si utilizza molto facilmente, ha una cartuccia interna per cui andrà ad esaurimento. Io devo dire che dal primo giorno in cui l'ho acquistato e poi utilizzato subito, si ricarica sempre di più, praticamente ogni giorno il colore è sempre più intenso e l'utilizzo è sempre più facile. Naturalmente si arriverà a un top per poi scendere nella resa, quindi per adesso è al top ancora. Vi saprò dire, vi terrò aggiornate se vi interessa. È un prodotto molto valido. Questo mi sembra che costi 13,50 euro. L'ho acquistato sempre da Marion Nude e molto soddisfatta. Tra l'altro è quello che sto indossando oggi. Vedete che si crea una linea bella spessa, anche molto precisa, quindi mi piace molto. Infine vi mostro questi, una pazzia, che, nonostante sia una carampana, io amo comprare queste cosette in edicola, questi braccialettini della Schocchi Benz, che come saprete è quella linea che si trova appunto in edicola, che fa anche, non so, le cerniere, l'anno passato aveva fatto quelle Benz con tutte le scritte, per cui adesso la novità sono questi qui in gomma, neanche in plastica, in gomma. Esistono in 5 colori, per cui dovrò al più presto attrezzarmi con le altre due, che sono il bianco e l'arancione. Ciascun colore equivale a un pianeta, mi sembra il verde a Venere, il rosa a Venere, forse, vabbè, adesso. Comunque, quando voi lo acquistate, c'è un braccialettino per ogni sacchettino, con tutte le istruzioni, che adesso ho lasciato di là, non vi posso mostrare, ma comunque sia, ciascuno corrisponde a un pianeta. Si infilano così e costano 1,99 euro l'uno. Sono molto leggeri, molto simpatici e per l'estate, insomma, a me piacciono questi braccialettini così molto easy, che, come vi dico, nonostante io sia una carampana, a me piacciono. Si possono portare ovviamente anche in maniera singola, vedete, molto belli, a me piacciono. Per cui, braccialettini, mi sembra che si chiamino bubbles, qualcosa del genere. Per cui, ragazze, questo era l'ultimo acquisto che vi mostro. Io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, che il video sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione a tutte, vi auguro buon fine settimana, in quanto adesso che sto registrando il video è venerdì, e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!